Will you go a sailing? Bentornati amici di Lockman, siamo qui con un nuovo video, una roba molto breve. Oggi vi insegnerò a fare il pumpkin spice latte e la burro birra. Inizio col dire che il pumpkin spice latte non è altro che un cappuccino di zucca. Si chiama latte perché qui latte non è altro che il cappuccino, forse quello, non so, c'è cappuccino. No, c'è il cappuccino e c'è il cappuccino latte. Il cappuccino latte è un cappuccino con più latte che il caffè. E la burro birra non è quella della Rowling che trovate nel suo sito ufficiale, mi pare che ci mette qualcosa come la gassosa, è uno schifo. Io vi faccio provare la burro birra, diciamo originale, che mi ha insegnato uno scozzese a Edimburgo. Difficilmente la troverete in un pub, se la trovate in un pub in Scozia provatela, dovrebbe essere simile a quella che vi mostrerò. Io l'abbiamo provata al pub. Sì, perché sei vestito come Braveheart? Troverete il mio video in descrizione per quanto riguarda Halloween. Ad Halloween ci si anche pittura la faccia di blu, poi lo vedrete nel link in descrizione. C'è anche il modello classico, il trick or treat. Se siete interessati a comprare una delle cose che vedete nel video, vi lascio i link di Amazon in descrizione. Vi dico subito anche che preparerò il pumpkin spice latte con la zucca fresca, però potete farlo anche con lo sciroppo di zucca e secondo me alla fine è anche più buono, perché lo sciroppo di zucca lo potete utilizzare tutto l'anno ed è quello che servono a Starbucks o a Caffè Nero. Non si mettono a frullare la zucca fresca e poi a cuocerla. Prima di iniziare dovete fare il pumpkin spice ground, dovete fare la polvere, che sarà praticamente la spezia che potete conservare nella credenza e utilizzarla anche per i cappuccini normali. Io a volte la inserisco, da un tocco in più. Allora, io qua ce l'ho già preparata, però vi faccio vedere subito come si fa. Si prende zenzero, cucchiaino di zenzero, poi si prende, tu cosa sei? Ho messo neanche l'etichetta. Si prende noce moscata, sempre un cucchiaino, e poi si prende la cannella, due cucchiai. C'è chi la fa un po' personalizzata, che mette una quarta spezia, ma diciamo che io preferisco questa versione un po' più semplice. È buona. Pronta. Ora iniziamo con la zucca. Qui ho la zucca, la butter squash, che praticamente è quella europea, che noi volgarmente la chiamiamo zucca europea. E poi abbiamo la zucca, quella che si vede che è già più anemica, probabilmente forse perché è un'altra tipologia, non lo so. Proverò entrambe e vi dirò la mia qual è la migliore. Quindi adesso io cosa faccio? Prendo un pentolino, anzi prendo una padella e ci metto la zucca. La metto tutta perché tanto ci farò altre cose. E ne metto molta di meno qui. Normalmente userei le mani, ma siccome sono su YouTube devo far vedere come sono bello pulito. Visto. Questo non lo tocco perché è caduto sul tavolo. Poi i germi, no? Ecco. Cazzate. Allora. Pronti? Cuciniamo la zucca, la frulliamo e passiamo al prossimo passaggio. Fossi in voi, mentre si cucina la zucca, sia la zucca quella di Halloween, no? Sia la butternut, consiglio di aggiungere un po' di zucchero, giusto un po'. Capite perché è meglio lo sciroppo? Fatta che la zucca sarà cotta, la frullate e dovreste avere questo prodotto. Sono circa 2 cucchiaini per tipo di zucca. Fatto questo, prendete il pumpkin spice, prendete un cucchiaio, forse un po' troppo, ok, così, poi a occhio vi rilevate un attimo voi e andate a mescolare. Ok, fatto ciò,
Questa è una. Questo è un trucco che mi ha insegnato un inglese. Un inglese. Gli inglesi questa la usano per il tè. Semplicemente voi mettete la bustina di tè, abbassate questo pistoncino una volta che è riempita d'acqua, così la bustina non risale o le foglie del tè non risalgono e poi versate. Ok. E fate così. In questo modo state letteralmente montando il latte ed è geniale perché io prima avevo quella specie di frollino, come si dice, quel sbattitore. Lo sbattitore elettrico, e invece adesso è così, è molto più semplice. Fatto, cosa si fa? Bicchiere, caffè, girate. Sostanzialmente sto facendo due pumpkin spice. Era per vedere un attimo quale ci stava meglio, insomma, perché le due zucche a mangiare così con una zuppa di fagioli sicuramente la butternut è migliore, però vediamo. Qui primo. Per finire, caramello e tecnicamente anche lo zucchero ci andrebbe, lo zucchero semolato, però io per ora non ce lo metterei. Ok, proviamo la butternut. Non so dove mettere la panna? Buono. Proviamo la... Come si chiama questa? La metto in discussione. La classica zucca americana. Classica zucca di Halloween. La butternut rimane comunque la più buona. Ok. Per la burro birra io consiglio questa birra qui, se siete in Scozia. La Caledonian Edinburgh Castle. Utilizzate una birra rossa se potete, o una birra scura perché ha più sapore e molto più densa. Soprattutto le stout, però capisco che la burro birra deve essere un po' personale. A me ad esempio le bionde non piacciono, e quindi se volete utilizzare l'Heineken per la burro birra fatelo. Ho comprato, perché io generalmente compro sempre una birra diversa ogni volta che vado al supermercato, questa birra qui che è sempre scozzese. È una birra scura, credo, non ricordo neanche se l'ho presa scura. Allora, per la burro birra vi serve una birra, il burro, non salato, in Italia non si usa molto il burro salato, ma non prendete il burro salato, caramello, se ne avete in casa, non è proprio essenziale, io ce lo metto, latte, ma dovete fare la crema di latte, la schiuma come l'Irish Coffee o come il caffè di Bonnie Prince, dovete soltanto prendere la schiuma del latte o la panna montata. Scaldiamo la burro birra. Ah, un ingrediente particolare. Vi lascio il link sempre in descrizione, perché in Italia non si vende, serve questo. L'ho messo direttamente nel calderone di Lisa. Il fudge. Questo è l'ingrediente segreto, il caramello scozzese appunto. Potete utilizzare lo zucchero di canna, eventualmente. Magari potete fare anche zucchero di canna e caramello. Però il fudge è meglio, se potete utilizzare il fudge è meglio. Mi raccomando, non fate bollire la birra. La birra deve essere vicina al punto di ebollizione. Oh, no. A prescindere da tutto, come vedete, l'alcol della birra evaporerà insieme all'anidride carbonica. Forse è per questo che la burro birra viene considerata la birra analcolica per i maghi di Hogwarts. Non lo so, secondo me un po' d'alcol la conterrà lo stesso, ma se i vostri ragazzini possono mangiare il tiramisù con il rum, il marsala, quella roba lì, figuratevi la burro birra. Aggiungete poi una noce di burro, non più di una noce, e il fudge. Io ho messo mezzo panetto di fudge, questo me l'ho mangiato io, e come vedete la birra inizia a diventare grassa. Mettete la burro birra
nel bicchiere. Tu stai la forzetta che stava qua. Tanto non faccio dagli. Ma dai, non è vero. Questo movimento per separare la panna dal latte. Così viene solo ed esclusivamente la panna. La burro birra è pronta. Io aggiungerei alla burro birra questo. No. Cos'è? Usa lo scatto. Io aggiungerei un pizzico di cannella. E un po' di caramello. Nonostante ci sia il fudge e il burro, ma secondo me ci sta bene. Proviamo questa burro birra. Si è migliorata? Voglio essere sincero con voi. È buona? Ma se fosse stata fatta con questa sarebbe stata più buona. Sì, quella birra lì non... Che altro, rende troppo dolce. Ah beh, forse ci ho messo no, il caramello. No, non è quello, non è lo zucchero in sé per essere il caramello o altro. È proprio dolciastra, tipo è il retrogusto della birra, che essendo forse non il tipo la tipologia, sì, è ottima d'inverno quando fa freddo. Bere una burro birra in Scozia anche verso dicembre, gennaio, febbraio, quando si riscalda molto, crepa di freddo, è molto calorica, si scalda perché è calda, ma soprattutto perché è molto grassa e zuccherosa. Molto, è buona, dà anche molta energia, sì. Quindi il video finisce qui, spero che vi siate divertiti e mi raccomando, passate un buon Halloween a questo punto, perché siamo sotto Halloween. Domani. Saluto ragazzi. Ok. Non è una caffettiera. Prendiamo il latte che ho già fatto. Devi dire che è una cazzo di caffettiera. È una caffettiera? Stupido!